Buongiorno e buona mattinata e buon inizio di settimana. Ben ritrovati per questa edizione di Mattina 24 Live. Il volontariato di Capitanata è sceso in piazza nel weekend appena passato per la 2 giorni dedicata alla festa del volontariato organizzata dal Centro Servizi Volontariato di Foggia. Sono state circa 50 le associazioni protagoniste, tra i relatori anche il presidente dell'Avis Foggia, Alessandro Giallella, e anche testimonianze di persone che hanno donato il sangue. Un successo dell'evento in cui molta gente ha partecipato condividendo l'amore per la donazione, che è fondamentale per salvare tante vite e soprattutto il ritorno in presenza dopo 2 anni causati dallo stop per la emergenza pandemica. Occupiamoci adesso della guerra in Ucraina. Nelle ultime ore sembra che la situazione a livello di guerra tra Ucraina e Russia abbia subito un rallentamento da parte delle forze di Vladimir Putin, almeno secondo quanto sostiene il Ministero della Difesa ucraino. Intanto Finlandia e Svezia formalizzeranno domani la domanda di accesso e di adesione alla NATO, che ha suscitato ancora l'irritazione del presidente russo Putin. Intanto ha suscitato grande emozione e soddisfazione la vittoria della Kalush Orchestra alla finalissima dell'Eurovision Song Contest avvenuta in Italia a Torino. Dunque si attende di sapere quali saranno le prossime mosse, anche e soprattutto a livello diplomatico. Non si è spenta a Cerignola l'eco e le emozioni della cerimonia con cui è stata intitolata una via solitamente frequentata da coloro che amano fare footing la mattina ed il pomeriggio, dedicata a 2 ragazzi della città ovantina tragicamente morti nella estate di 1 anno fa. Abbiamo raccolto le testimonianze di chi li ha conosciuti. Nell'ordine ascolteremo Gigi Manzi, presidente dell'Associazione Podistica Santo Stefano, Rita Pia Oratore, presidente dell'Associazione Culturale Oltrepavere, le due associazioni che hanno fortemente voluto che venisse intitolata questa via ai 2 ragazzi, il ragazzo di Via Andrea, e poi ascolteremo l'assessore alla cultura della città ovantina, Rossella Bruno. Sentiamo. È stato un nostro ragazzo accolto dai primi momenti che si è iscritto, accolto come un ragazzino, come il più piccolo di noi. È quello che negli ultimi 5 anni, 6 anni è stato quello che praticamente, diciamo, ha dato più soddisfazione anche sotto l'aspetto atletico, ma anche a livello caratteriale. Abbiamo imparato tanto da lui, l'umiltà, la serietà, nonostante giovanissimo. Lascia sicuramente un ricordo estremamente dolce. Era una ragazza, veramente una ragazza di altri tempi, nell'accezione più nobile, più pura del termine. Una ragazza sempre dei toni pacati, estremamente gentile, educata, appassionata, volenterosa, umile, che sono delle virtù sempre, insomma, più rare in questi tempi. Era molto attiva nel campo della cultura e invece Rosario era un grande atleta e uno sportivo eccezionale. Penso che questo sia giusto un piccolo ringraziamento per quello che hanno fatto e che avrebbero potuto fare. Sì, è una giornata sicuramente di ricordo, di dolore, ma direi soprattutto di memoria, perché questi 2 ragazzi hanno seminato, e quindi questa di oggi è una giornata, voglio dire, di raccolta dei frutti del loro impegno, e che non potevamo non testimoniare con questa intitolazione simbolica. Bene, queste le testimonianze che sono state raccolte dalle nostre troupe giornalistiche che sabato erano lì per l'evento. Va anche ricordato che ha partecipato anche l'Associazione Nazionale Carabinieri, l'amministrazione comunale, l'avete sentita dalle parole dell'assessoressa Rossella Bruno, c'era anche il sindaco, nonché anche le delegazioni delle famiglie dei 2 ragazzi uccisi. Andiamo avanti, occupiamoci.
adesso di Servizio Sanitario Nazionale, perché il prossimo 19 maggio ci sarà a Bari la presentazione del volume Il Servizio Sanitario Nazionale, storie, protagonisti ed evoluzioni di Gero Grassi. La sede sarà il Consiglio regionale pugliese. La domanda di salute intesa come benessere fisico, morale, sociale, mentale della popolazione, presupposto di sviluppo economico e standard della vita di una società. Più aumenta il benessere economico, più aumenta la richiesta di salute. Il Consiglio regionale pugliese ha promosso la pubblicazione del volume all'interno della linea editoriale dal titolo Leggi la Puglia. L'ospedale Covid della Fiera del Levante non può essere collaudato e dovrà essere smantellato. È quanto emerge da una relazione tecnica risalente allo scorso maggio, a firma del nuovo responsabile unico del procedimento della Regione Puglia, Roberto Polieri. Alla base delle considerazioni del RUP, subentrato a Roberto Mercurio, che è coinvolto nell'inchiesta della Procura di Bari su presunte turbative d'asta e abuso d'ufficio, insieme all'ex dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ci sarebbero gravissime irregolarità nelle procedure di appalto. La relazione, della cui esistenza ha parlato la Gazzetta Mezzogiorno, esamina diversi punti relativi alla struttura Covid della fiera, costata oltre 25 milioni di euro. In particolare, non sarebbe stata accertata la rispondenza tra i lavori previsti dal progetto e quelli effettuati, e inoltre alcuni impianti, tra cui quelli per gas medicali, non sarebbero stati sottoposti alle prove previste dalla legge. Polieri, oltre a fare riferimento alle irregolarità nelle procedure d'appalto, avrebbe rivelato anche la mancanza del registro di contabilità. E, scrive ancora, si è constatato che l'importo degli stati di avanzamento lavori non è corrispondente a quello indicato sul relativo certificato di pagamento. L'appalto per la realizzazione dell'ospedale aveva una base d'asta di 9,4 milioni, scesi a 8,3 milioni a fronte del ribasso del 12% proposto dagli aggiudicatari Lati, Parozzi, Item, Oxygen di Altamura, ma ha portato la Protezione Civile a spendere ulteriori 8,8 milioni. Con le forniture accessorie e altri lavori, il totale ha raggiunto 25 milioni. Ed eccoci ad una ampia pagina sportiva. Cominciamo con il calcio, il campionato di Serie D dopo l'eliminazione a testa altissima dalla Coppa Italia, persa solamente ai calci di rigore ad opera della Torres. La formazione dell'audace Cerignola ha affrontato ieri un'impegnativa sfida in trasferta contro San Giorgio ed è finita con un tennistico 6-1 per il giallo-blu. Smaltita la delusione a testa altissima dalla semifinale di Coppa Italia, l'audace Cerignola si è ritrovata in pieno clima campionato, ottenendo una vittoria a tennis per 6-1 contro un San Giorgio aggrappato al filo della speranza plebile per rimanere in questa serie. Apre le marcature Palazzo al sesto minuto del primo tempo sul calcio di rigore, poi si ripete per altre due volte al 18° e al 40°, con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa passano 3 minuti, Tascone sigla il poker 4-0, Cicone firma la rete numero 5 e la sesta nel finale con Mancino. Il San Giorgio segna il gol della bandiera con Baiola e il triplice fischio sancisce la fine della gara. Adesso testa al recupero di mercoledì contro il Brindisi, gara non disputata una settimana e mezzo fa a causa del violento nubifragio che si era abbattuto sulla città opantina. E con l'aiuto della nostra regia andiamo a vedere tutto il quadro completo delle partite di questa penultima giornata del girone di ritorno. Allora, a Brindisi, Marilianese, Matteo Brindisi 1-0, poi Bassano Nardò 3-2, San Giorgio Audace Cerignola, successo giallo-blu per 6-1, Francavilla Bitonto 1-0, Molfetta Casertana 1-1, Nocerina Casarano 4-1, Rotonda Virtus Matino 2-0, Sorrento Lavello 2-1, Altamura Piceglie 3-0 e poi Nola Gravina 1-0. Scusate, chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa.
Allora, visto che siamo in diretta, non vogliamo essere disturbati. Allora, vi dicevo, questa è la classifica della giornata dopo quella di ieri. Allora, Audace Cerignola quota 82 punti, Francavilla 70, Bitonto 65, Fasano a quota 62 e Casertana a quota 55. Adesso andiamo al campionato di Serie A, la penultima giornata del girone di ritorno ha messo sostanzialmente in evidenza che saranno Inter e Milan a contendersi all'ultima giornata lo scudetto. Infatti, i rossoneri di Stefano Pioli hanno battuto l'Atalanta con il punteggio di 2-0 con le firme di Leao e Theo Hernandez, mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno vinto contro il Cagliari con il punteggio di 3-1. Questa gara, anche in chiave salvezza, risulta essere negativa per la formazione sarda ad un passo dalla zona retrocessione, mentre la Salernitana continua a sperare. Il quadro si completerà oggi con Sampdoria, Fiorentina e Juventus Lazio. Nelle gare di ieri, tra l'altro, da registrare il successo delle Napoli sul Genoa per 3-0 con l'ultima partita in azzurro per Lorenzo Insigne, salutato con una standing ovation. Poi il Bologna che ha battuto il Sassuolo per 3-1, Bologna che praticamente era già salvo da parecchio. Adesso andiamo ad occuparci di pallavolo, esattamente i playoff per la promozione in B2. Per quanto concerne la pallavolo femminile, c'era attesa ieri per la sfida tra il Volley Trepuzzi e il Dream Volley Nardò. La partita è finita 3-1 per la formazione nerettina che raggiunge in vetta alla classifica la pallavolo Cerignola. Questa classifica, Pallavolo Cerignola e Dream Volley Nardò a quota 6 punti, Trepuzzi Volley a quota 0. Vi ricordo che la prossima sfida sarà il 21 maggio al Palasport Nando Di Leo, quando la formazione della Pallavolo Cerignola affronterà il Trepuzzi. E ovviamente, scusate se possiamo togliere questo, ecco, ritorniamo in diretta. Vi dicevo dunque che per quanto concerne la pallavolo c'è stata appunto questa vittoria delle Dream Volley Nardò contro Trepuzzi per 3-0 e al momento la formazione nerettina raggiunge in testa alla classifica la pallavolo Cerignola a quota 6 punti. Dunque il prossimo 21 maggio le Pantere allenate da Michele Valentino affronteranno la impegnativa sfida interna al Pala di Leo proprio contro il Volley Trepuzzi. Ricordiamo tra l'altro che la Pallavolo Cerignola ha già vinto la sfida contro il Dream Volley Nardò e quindi potrebbe contare molto la differenza 7 in questo senso per quanto concerne poi l'accesso alla finale che, salvo variazioni, dovrebbe essere contro il Monteroni. Bene, nonostante qualche problema, sono le 8 e 43 minuti, termina qui questa edizione di Mattina 24 Live. Vi ricordo che i servizi, notizie e le edizioni dei telegiornali in continuo aggiornamento li ritroverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo come sempre a mezzogiorno con Sport 24 Live. Grazie a tutti per essere stati con noi e buona mattinata.